Benvenuti a questo video di oggi. Teniamoci aggiornati con le energie suggerite dal piano divino per la nostra evoluzione, per il nostro passaggio ottimale di frequenza energetica, nel quale, ecco, al quale siamo sottoposti, soggetti comunque, e nel quale abbiamo la nostra la possibilità di esercitare la nostra reciprocità per creare un perfetto allineamento e muoverci in maniera armonica con quelle che sono le energie dominanti determinate dal piano planetario cosmico. Quindi agire nella perfetta armonia insieme a le leggi naturali e fisiche che regolano questo universo creato, e secondo quella che è la nostra natura divina, ovvero unendo e allineando quella che è la sostanza che ci connette a ciò che è al di là del visibile, quello che appartiene al divino, di cui siamo frammenti ma completi, unità. Cominciamo con una citazione, o meglio una carta di citazioni, che ci introducano alla lettura di oggi. Giorni abbiamo visto come il piano divino ci guidi alla modulazione della forza, soprattutto in questa fase di Giove congiunto a Plutone in Capricorno e in fase, diciamo, di movimento retrogrado. Consideriamo che quando il movimento tornerà diretto, le loro energie saranno potenziate e rivolte all'esterno. Una forza potente, eterna e misteriosa ci spinge tutti avanti, ma mentre veniamo tutti spinti, molti si attardano e guardano indietro. Inconsciamente oppongono resistenza a questa forza. Questa citazione è dello scrittore Prentice Mulford. Con l'immobilità, l'acqua torbida ritorna limpida. Questa citazione è di Lao Tzu, fondatore del Taoismo. Non è tanto ciò che ti accade, ma come reagisci a ciò che ti accade, quello che conta. Questa citazione è di Epitteto, un filosofo greco. Chiediamo agli angeli e agli arcangeli e al mio maestro di assistermi in questa lettura dello spettro energetico ai fini del nostro bene superiore, della nostra evoluzione. Thank you.
energia dominante l'arcangelo Raziel, coro dei cherubini, sede sefirotica la seconda, Okma, colonna della misericordia, la saggezza, anche il principio maschile in questo caso. Raziel districa il caos e la confusione delle creature, è la potenza dell'amore e del sapere. È l'intelligenza particolare. A lui si accompagna Vaulia col numero 43, Dio dominatore, elemento acqua, segno zodiacale lo scorpione, pianeta angelico Giove. Appartiene al coro delle virtù dominate da Raffaele, alla sesta sefira Tiferet. Dispensa la prosperità, la dedizione, la distruzione dei nemici, dentro e fuori di noi. A lui si accompagna col numero 14 Mebael, attributo Dio conservatore, pianeta angelico Venere, l'elemento l'aria, il segno zodiacale quello dei gemelli, in cui Venere è retrograda in questo presente. Appartiene al coro dei cherubini dominati da Raziel, che esce anche come energia generale, alla seconda sefira, Okma. Dispensa la verità, la libertà, la giustizia, la rilegittimazione della legittima maestà, quindi, e contro gli usurpatori, dentro e fuori di noi. Maasha, col numero 5, Dio Salvatore, pianeta angelico, Sole, elemento fuoco, segno zodiacale, Ariete, appartiene al coro dei serafini, dominati da Metatron, la prima sefira, Keter. Dispensa la saggezza, la capacità di vivere in pace con tutti. Sapienza. Prosperità, dedizione, verità, libertà, giustizia, contro gli usurpatori, la liberazione dai nemici, la saggezza per vivere in pace con tutti. Energia generale, la lettera Mem, nutrire. Lettera Mem che ci riporta alla madre, al nostro ambiente, la capacità di nutrire noi stessi, il nutrimento che riceviamo dal contesto in cui siamo. Abbiamo i due principi, maschile e femminile, che escono come energia generale. Dal punto di vista degli arcani dei tarocchi, secondo la scuola inglese, corrisponde all'appeso, pianeta Nettuno. Pianeta Nettuno, che è il pianeta della visione, ma anche dell'illusione. Da un punto di vista prettamente numerico, ci riporta all'arcano senza nome, il tredicesimo arcano, connesso con la carta dello scorpione,
potere della trasformazione, la creatività, il dare alla luce i propri progetti, oltre che una creatura vera e propria. Ci ricorda anche il cordone ombelicale, attraverso il quale il neonato riceve nutrimento nel momento in cui si trova nelle acque uterine. Questo cordone che viene traslato sul livello superiore e ci invita a ricevere nutrimento dal nostro divino principio e nutrirci di questa linfa vitale di questa linfa vitale di eternità che ci pervade, che costituisce la nostra essenza. Una lettera che ci parla della madre, del nostro rapporto con la figura materna, e che come energia generale, accompagnandosi a Raziel, quindi alla seconda sefira, quella della saggezza, ci invita anche a una prospettiva di saggezza nell'osservazione di quello che è il principio femminile dentro di noi. Ci invita a risolvere confusioni relative al principio femminile come arcano dell'appeso a un cambio anche di prospettiva, a un momento di pausa e riflessione, che è il momento che immediatamente precede il cambiamento, la rigenerazione. Naturalmente questa rigenerazione è assolutamente proiettata verso il nostro mondo interiore, sostenuta, se volete, da questa congiunzione di Giove e di Plutone. Sull'angelo 43, Baulià, la prosperità, la dedizione, la distruzione dei nemici, esce la lettera Tav. Che rappresenta l'ultima tappa prima del ritorno al principio della resurrezione, se volete. Nel percorso dei tarocchi, scolasticamente si collega all'arcano del mondo, quindi al pianeta Saturno. Diviene il nostro campo d'azione nel momento in cui abbiamo progredito e risolto i test e le sfide delle varie posizioni che precedono l'ultimo arcano. Da un punto di vista funzionale, indica, se volete, anche la sofferenza che il sentiero comporta e il cui premio dall'altra parte, quello che ci aspetta, è proprio questo nuovo inizio, questa rinascita garantita anche dall'energia propria di Saturno. Numericamente, sebbene all'arcano del matto
venga attribuito il numero 0 corrisponderebbe anche all'arcano del matto, al segno dell'acquario, al pianeta Urano. La visione dei nostri ideali, i nostri principi, la spinta come spinta all'azione, in fede, quindi l'intraprendere, il nuovo inizio, volendo dare a noi stessi la possibilità di allinearci, di coincidere con quegli ideali. Amé Baël, verità, libertà e giustizia e contro gli usurpatori, ecco che l'Aleph, con la funzione di unire, ci invita a unirci ai principi di verità e libertà e al ristabilimento della legittima coscienza, della legittima reggenza della nostra consapevolezza di noi stessi. L'Aleph che ci riporta al principio paterno, quindi escono di nuovo anche nel secondo livello il principio materno e quello paterno, quindi in qualche modo ci si rinnova la dinamica della nascita. L'Aleph che è anche il gancio di unione al principio divino. Da un punto di vista dei tarocchi, degli arcani, dal punto di vista degli arcani, la si fa coincidere nella scuola inglese con il folle, con il matto. Numericamente è l'arcano del mago e ci riporta al segno dei gemelli. L'arcano del mago che è il manifestatore, colui che ha acquisito la maestria sui quattro elementi, sui quattro semi dell'aria, della terra, del fuoco e dell'acqua. E con maestria ne padroneggia l'utilizzo funzionale alla sua visione, ma funzionale anche alla sua propria trasformazione e alla trasformazione in sé, la transustanziazione, la trasmutazione attraverso questo anche cambio di prospettive che ci è offerto come energia generale. A lui si affianca la lettera Dalet. La lettera Dalet che rappresenta anche un passaggio, una porta attraverso la quale passare, che ci riporta all'arcano dell'imperatrice e al pianeta Venere. E numericamente all'arcano dell'imperatore, al segno dell'ariete, all'elemento fuoco. Passaggio attraverso questa porta, che è una porta di luce, che permette di solidificare quello che è stato determinato in precedenza, da un punto di vista di stabilizzazione anche dell'unione con noi stessi, nutrire anche questa funzione di nutrire che esce come
energia generale che ci riporta anche a una situazione pratica e concreta, se volete, di lavoro, di nutrimento. Nutrimento in tutto, diciamo, il suo contesto, riportato nelle nostre vite individuali. Qui si affianca l'elemento anche di sofferenza e di sacrificio che questo nutrire comporta, che la madre, diciamo, utilizza le sue proprie risorse per nutrire la creatura che è in grembo, sostenuta e supportata dalla perfezione del piano divino che progetta il suo corpo ai fini di espletare questa funzione di nutrimento. E quindi anche questo sacrificio che porta a un'unione, che è l'unione anche coi nostri principi generativi genitoriali, che sono i primi rappresentanti delle nostre polarità. In qualche modo, con l'intervento angelico, il ristabilimento anche dell'ordine rispetto alla visione di queste polarità, nella considerazione che nessuno è perfetto, che questo elemento di inconscio, di divinità che si attribuisce a questi rappresentanti dei nostri principi divino maschile e femminile interiori che vengono incarnati dai nostri genitori, non risponde alla assoluta verità, ovvero anche loro fanno parte come rami dell'albero della vita e dello stesso tipo di processo e di dinamiche, quindi a loro volta inconsciamente nel loro percorso di sviluppo e di crescita hanno, diciamo, dovuto rettificare la visione rispetto alle polarità esterne, quelle interne, più o meno consciamente, più o meno consapevolmente. Quindi unire e solidificare questa unione. Attraverso una prospettiva di amore incondizionale, l'imperatrice, che è la madre degli arcani, e l'imperatore, che ne è il padre, è un ristabilimento della prospettiva rispetto alle nostre figure genitoriali in questo ingresso di carte e di energie. Un rendere anche giustizia, se volete. Un applicare la saggezza nella prospettiva, nella visione, la misericordia.
come energia generale abbiamo il concilio. Concilio che colleghiamo alla guida del piano superiore, concilio che è anche la nostra protezione da parte del piano superiore, incluso quella delle figure della nostra vita che non sono più in questa frequenza. Esce col numero 11, che è la corona della salvezza, che possiamo associare a seconda di quelle che sono, no, alle varie scuole, agli arcani della forza o all'arcano della forza o a quello della giustizia. Questo numero 11, che è in questo contesto, diciamo, di carte, la giustizia che viene più volte riportata energeticamente all'attenzione. Questo concilio, che è una carta di luce, ci riporta agli esseri di luce che vegliano su di noi. Che ci portano nel loro cuore. La figura in questa carta ha gli occhi chiusi in meditazione, nella pace interiore della contemplazione. Contemplazione degli amati. Concilio che ci parla di unioni, di unione, di gruppi, di decisioni, di consultarsi rispetto a percorsi, che avviene sia nel piano superiore che viene riflesso sul piano inferiore, in un'identità. Può anche in questo contesto riferirsi al rapporto tra i nostri genitori e al nostro rapporto con loro, di nuovo, sia che siano in questa frequenza, sia che siano nell'altra. Nelle altre. Ma c'è pace e armonia in questa carta, questa è l'energia che trasmette, l'energia di pace, di luce, di purezza, di candore, di buona fede, di perfezione. Ci riporta al nostro chakra del cuore e riporta questa luce sul nostro chakra del cuore. Che si allaccia anche alle energie della scorsa luna nuova in Gemelli. Che ci invita a utilizzare l'intelligenza, il discernimento, per il mantenimento di uno stato di armonia. Ci invita ad ascoltare, in virtù di quelli che sono gli insegnamenti anche ricevuti e quelli che riceviamo costantemente. Insegnamenti che sono volti al nostro, alla nostra capacità proprio di
padroneggiare, se volete, le situazioni, di essere liberi quindi nelle situazioni. Sull'angelo Gaulià, nella prosperità, nella distruzione dei nemici, nel sacrificio che comporta il nutrimento in tutto il suo spettro energetico, esce il corvo come messaggero mistico e anche come catalizzatore che ci riallaccia a Plutone, se volete, da certi punti di vista simbolici, all'elemento magico e di nuovo al discernimento energetico, nella rilevazione di energie negative e positive dentro di noi, connesse con le nostre emozioni, connesse con l'idea di sacrificio e con la volontà di rigenerazione, con la spinta alla rinascita. Che ci parla di gratitudine e riconoscenza, che è rivolto fisicamente a questo concilio da un punto di vista direzionale, ovvero che ne è quasi l'intermediario energetico, che viene a portarci il messaggio, e a questa carta si accompagna il colibrì, altro volatile, di nuovo energia di espressione, di comunicazione, di pensiero, di nuovo ci riporta all'ermetismo, a Mercurio, Hermes come messaggero degli dèi, un invito ad aprirsi alla ricezione dei messaggi rispetto anche ai sacrifici necessari per la rigenerazione, per la rinascita, affrontandoli con, diciamo, coscienza e dell'unione e del nutrimento stesso, nella sinergia dei due principi, del maschile e del femminile. Corvo che ci porta il messaggio di un'elevazione in frequenza e la promessa del nutrimento che viene, consegue, diciamo, a questa elevazione in frequenza. In queste due carte mi viene questo messaggio anche collaterale, c'è anche la rielaborazione di lutti che si possono aver subito. Messaggio per qualcuno. E rispetto a questo l'appoggio e la elevazione della frequenza. Corvo esce col numero 13, arcano senza nome, rigenerazione, rinascita. Il colibrì esce con l'esatto doppio, il 26, la frequenza altissima del divino. Una differenza di due rispetto a questo concilio tra 13 e 11. E di 15
rispetto al 26. Quindi l'intuizione di un completamento per quanto riguarda cicli passati, finiti. La promessa di un'elevazione in frequenza, di un sollevarci dai sacrifici, quindi sostenerci anche qualora ci troviamo a farli. Sull'unione di Aleph del padre esce il custode della terra, che è un'energia femminile, un'energia di radice, quindi il cielo è unito alla terra nell'amore che esce subito dopo verso noi come creature, amore che è custodito nel nostro chakra del cuore, al quale è chiesto di unirci attraverso questo chakra, attraverso il nostro cuore, la sua purezza, la capacità di amore incondizionale, altissimo e profondo, che questo simbolo di maestà contiene in sé, che avviene l'unione tra cielo e terra. Differenza di 7 questa volta rispetto all'energia generale per quanto riguarda il principio femminile, ovvero il giusto percorso del principio femminile nella restaurazione del suo valore. Una differenza di 6 che è la congiunzione tra i piani, l'unione in noi stessi, che si trasforma in equilibrio, del quale ci sorprenderemo. E sulla porta di Dalet esce la carta degli antenati, dei nostri avi vicini e lontani nel tempo lineare e di quelli che non fanno parte del tempo lineare. Si aggancia all'11 di questo concilio, 1-1-1, numericamente l'uno degli antenati e l'11 del concilio, che ci portano a un 3, il padre, la madre, il padre, il figlio e lo Spirito Santo, la Trinità, la stabilità, l'unione polare e la via che viene suggerita in accordo con l'angelo Baulia, che appartiene proprio alla sesta sefira, quella della bellezza, dominata dall'arcangelo Raffaele. La via della guarigione suggerita è quella della bellezza, come armonia tra forza e amore, come la giusta proporzione di padre e di madre. Questo equilibrio che viene ristabilito tra il cervello destro e il cervello sinistro, tra il femminile e il maschile, via della bellezza, che è questa proporzione aurea fra i principi, che esce con un numero 4. In questo caso ci parla di fondamento. Se volessimo unire
visto che le vie del Signore sono infinite, questo 4 alla sesta sefira avremo un'energia di rettificazione, 10, che ci riporta a un altro 1, ovvero rafforza l'inizio nuovo, la rigenerazione, la rinascita. Rappresentata dalla rinascita di Venere, anche se volete, il prossimo 12 di giugno, come stella del mattino, dea della bellezza e dell'amore, ma anche del denaro, della prosperità, la bellezza in tutte le sue forme. Una rinascita che è dalla parte, diciamo, è un'uscita della perla contenuta dentro di noi verso l'esterno, nella luce, ed è anche il recupero della nostra innocenza, della nostra purezza, del nostro candore. Che nel tempo divino viene protetto. Ne viene protetta la dignità. E anche l'inizio di nuove unioni, di nuove relazioni, di trasformazioni nelle relazioni esistenti. Molti cambiamenti da un punto di vista della comunicazione, una comunicazione più calda, più dolce, più amorevole. Energia generale è il numero 18, che ripete quella del custode della terra, porta un tocco gentile, ci ricorda lo spirito del cervo, un tocco di dolcezza, di gentilezza. Ci riporta all'utilizzo proprio, il proprio utilizzo del principio femminile. Insieme al corvo e al colibrì, l'alto e il basso, esce il lavoro nell'ombra, il passaggio nell'oscurità, la capacità di integrarsi con la propria oscurità e con la propria ombra, e quindi l'integrazione dell'ombra per una completezza. Questa è, no? La sezione nel simbolo del Tao, la sezione del bianco, se volete, con questo puntino nero. Suggerimento di grazie anche all'appoggio dell'angelo Baulià, pulire la confusione, eliminare il superfluo, un rivisitare le proprie necessità, le proprie esigenze,
quindi da un punto di vista anche di necessario ai fini di sostenere l'unione, ai fini di aprire il cuore, anche liberarsi interiormente. Quindi utilizzare anche il fuori di noi per riordinare il dentro di noi, se volete. Preparare il campo per l'ingresso del nuovo. Sulla via della bellezza, quella degli antenati, ci viene rinnovato la coscienza, la consapevolezza rinnovata, che niente va sprecato. E anche quello che appartiene alle cose che in qualche modo scartiamo, se volete, o decidiamo di mettere da parte, ecco, questo, nel momento in cui lo facciamo consapevolmente, vengono trasformate, ritornano a essere energia utile al principio della vita che si rinnova. Numericamente abbiamo, considerando anche la Sefira seconda, livello angelico, il numero 10, riducibile a un 1, livello delle lettere, il numero 13, riducibile a un 4. Secondo livello, il numero 6, il numero 15, ovvero riducibile a un numero 6. Sull'ultimo livello, sto spirito gentile che è un 9 tanto quanto il niente sprecato, ed è questa la via della bellezza, anche tutto viene trasformato, riciclato, quindi sentitevi anche liberi di fare questa pulizia di cose anche che in qualche modo mantengono conflitti aperti dentro voi stessi, consapevolizzandoli, il numero 45, quindi scusatemi, sì, riducibile a un 9. Se volessimo osservare gli arcani numericamente in questa sequenza, il 10 del primo livello, che è la ruota delle direzioni, cambiamento in meglio per l'uno, del nuovo inizio, della nuova manifestazione, della nostra nuova creazione come maghi. L'arcano senza nome, il numero 13, la trasformazione che porta il fondamento, Plutone 13 e Giove. Il numero 15, il completamento del ciclo, l'arcano del diavolo, quindi un invito a considerare nostre codipendenze affettive, emozionali, dalle proprie paure, paure senza le quali non possiamo fare, delle quali non possiamo fare a meno, tra virgolette. Qui siamo talmente abituati e sono passate
nella zona delle energie inosservate, da questo arcano il numero 6, sesto arcano gli innamorati, l'equilibrio polare, ma anche l'innamorato che è questo amato dal piano superiore e da quello interiore di noi stessi. Questa porta dell'amore anche verso se stessi, non verso il proprio ego, non un amore, diciamo, alimentato dall'ego, ma un amore alimentato dall'innocenza della creatura che risiede in noi. Infine questo numero 45, che diviene un 9, ci parla di questo percorso di indagine interiore dell'eremita, per un numero totale di 20. 1, 4, 6, 9, che ci riporta un'unità di 20, che è il giudizio, è il risveglio. Numero tra l'altro uscito anche ieri, forse se non sbaglio anche l'altro ieri. Giudizio dal punto di vista degli arcani, ci riporta a Plutone, ma anche a Marte. E il risveglio della nostra coscienza, l'unità con chi ci ha preceduto, i vivi e i morti che si risvegliano in questo contesto di carte che abbiamo qui, e un'armonia tra le due frequenze, tra le varie frequenze, tra queste dimensioni, interdimensionale, questo passaggio tra il mondo dell'oscurità, della luce, diciamo, che è contenuta nel cuore dell'oscurità, all'oscurità che è contenuta nel cuore della luce. E questa integrazione, la carta centrale è l'unione Aleph, numero 20, che poi si riduce a un 2, ci porta all'arcano della papessa, principio femminile intuitivo, saggio, che ha conoscenza interiore, che ha percezione delle cose nascoste, che ha le due polarità che sono la sua fortezza e risiede nel perfetto equilibrio. Vi ringrazio della visione e vi auguro una buona giornata.